Bene, questa mattina l'argomento della mia rubrica pillole di tennis riguarda un aspetto che è il seguente, cioè la respirazione durante il gioco, ma anche il movimento dei piedi e il movimento del corpo, che sono molto importanti, cioè in poche parole cercate di rimanere in movimento ma con le gambe e con i piedi tra un colpo e l'altro. Ma una cosa importante, non dovete eseguire degli squat, quindi fare molta pressione, perché al contrario vi affaticherete, mentre il gioco di gambe, il movimento di gambe deve essere molto rilassato. Allo stesso tempo, quindi espirare al momento dell'impatto. Questi aspetti sono molto importanti per riuscire, come dicevo anche nelle puntate precedenti delle mie video lezioni, riuscire a colpire in decontrazione, quindi non in contrazione, affaticarsi meno. Un esempio a livello professionale lo danno tanti giocatori. Voi vedrete sicuramente che Roger Federer fatica molto meno di altri giocatori. Questo si ripercuote anche in un risparmio di energia e quindi anche di lucidità mentale e tattica durante il gioco. Bene, spero che anche questa mattina l'argomento vi sia piaciuto. Alla prossima, Roberto.